Prima la tappa a Porto Novo per il convegno sui temi fondamentali che riguardano il futuro delle Marche, dell'Italia e dell'Europa, poi la conferenza all'Hotel Passetto di Ancona. Così il vice premier e ministro Antonio Tajani ha voluto salutare i nuovi ingressi marchigiani nel partito, tutti nominati uno per uno. Tajani ha parlato di Europa, ma anche di politica italiana, del 10% conquistato alle recenti europee e dell'obiettivo 20%, raddoppiando i consensi per le prossime politiche. Bene guardare verso il Mediterraneo, verso i Balcani, ma lo dobbiamo fare anche in rapporto con gli Stati Uniti, che dobbiamo coinvolgere, essendo la più grande potenza mondiale, in una strategia complessiva dell'Occidente, del G7, che veda la possibilità di allargare sempre di più il dialogo con altri paesi del mondo. Quindi il momento dedicato ai nuovi ingressi in Forza Italia, battezzato come un nuovo inizio a livello regionale. Beh, ingressi ne abbiamo avuti parecchi nelle Marche, e non è che all'inizio. L'altro giorno ha aderito un amico consigliere regionale che ha rafforzato il nostro gruppo, adesso si rafforza in consiglio comunale. La rielezione a von der Leyen come la commenta? Beh, mi pare una cosa positiva. Abbiamo chiesto ai nostri elettori di votare Forza Italia per contare in Europa. Abbiamo detto che era un voto utile e ogni voto che ci è stato dato è stato usato per garantire stabilità alle istituzioni europee.